Eccola qua, Sabrina Salerno, in forma smagliante più che mai. State calmi, se no qui non riusciamo a parlare, eh? Dai, state buoni che adesso scoprirete delle cose di Sabrina che magari non avete mai sentito. Allora, pubblico bellissimo, calorosissimo, a volte si fa fatica a parlare perché sono così calorosi. Allora, invece cominciamo con l'infanzia di Sabrina, per conoscerla un po' di più. Com'è stata la tua infanzia, Sabrina? È stata un'infanzia molto particolare. Sono emozionatissima. Sei emozionata? Guarda questa bellissima foto di te su un cavallino a dondolo. Sì, lì ero appunto, anzi, su cavallino a dondolo al mio compleanno, mi pare che fosse quella foto. Era una bambina particolare, dicevo appunto, perché avevo delle manie un po' strane. Delle manie un po' strane, mi facevo, costringevo una mia povera zia anziana a... Mamma mia, ma sei emozionatissima, sei! Bel pubblico! Chi lo direbbe? Devo dire che io ho sempre terrore, sono sempre terrorizzata. Ho ancora il terrore della telecamera, eppure sono 7 anni che lavoro, però mamma mia, che faccio questo mestiere, dovrei esserci abituata, invece non mi abituerò mai. Sai che il pubblico ti vuole bene, allora. E quindi niente, stavo dicendo che costringevo questa mia zia a preparare per il mio amico invisibile, il terzo. Cioè, io guardavo questa televisione, alla televisione, Gian Burrasca, ed ero innamorata, per me era un mito, Gian Burrasca. E cosa facevo? Siccome non volevo mai mangiare, costringevo, dicevo, zia, oggi stasera viene a mangiare da noi Gian Burrasca, quindi apparecchia per tre. Poi parlavo per 2 ore da sola con Gian Burrasca. Come quel film con il coniglietto invisibile, sì, Harvey, zia, le prime volte diceva, mamma mia Sabrina, no, non posso fare. Però io la ricattavo e dicevo, se tu non mi dai, non apparecchi per tre, io non mangio. Ecco, qua ti vediamo in un'altra foto, tu non eri quella vestita da prima comunione, no, naturalmente, io quella piccolina. Con i capelli corti. E quella bionda alle tue spalle è la nonna Emilia. Mia nonna Emilia, sì, poi dopo i 5 anni sono andata a vivere con i miei nonni a Sanremo. E quindi tu sei cresciuta con questa nonna, è importante. Come mai tu sei cresciuta prima con la zia, poi con la nonna? Sono cresciuta con la zia a Genova perché niente, mia madre aveva problemi, non poteva tenermi e niente, stavo con questa mia zia, poi questa mia zia purtroppo è morta e sono andata a vivere dai miei nonni. Dai miei nonni sono state 10 anni. Ti è mancata la mamma quando eri piccola un pochino? Mi è mancata la sì, anche se c'era. Sì, però è diverso, un bambino vuole stargli vicino. Mi è mancato anche mio padre che poi ho conosciuto a 12 anni. Quindi diciamo, è stata un'infanzia anche non facilissima per Sabrina, no, Salerno. Un'infanzia né bella né brutta, dovevo ricordi sia belli che brutti, però per soccombere forse alla mancanza dei miei genitori io avevo queste manie strane, appunto, ero fantasiosa. Riempivi questi vuoti, sì, con, questi vuoti con la tua con questi fantasia. Amici invisibili. Con i quali facevo delle discussioni di ore e ore, quella mia povera zia diceva, mamma mia, questa bambina. Senti, ma che cosa avrà? La tua nonna ha raccontato in un'intervista che tu ti mettevi davanti allo specchio a fare già la cantante con il manico della scopa, è vero? Sì, vero. Quindi tu avevi già in mente di fare la cantante da piccola? Sì, la cantante, poi allora un giorno dicevo la cantante, un giorno dicevo l'attrice, un giorno dicevo la ballerina, ogni giorno cambiavo, però erano sempre queste le tre cose che io volevo fare. Però intanto invece andavi a scuola. Sì, andavo a scuola, sì. Poi ho studiato al liceo linguistico e poi ad un certo punto, dopo il terzo anno del liceo linguistico, ho capito... Aspetta, abbiamo una foto di quando avevi 14 anni, il tuo compleanno, il tuo 14esimo compleanno. Ah. In quell'epoca lì già sognavi sì, le platee? Sì, e lì ho cominciato a realizzare, a dire, se non metto tutte le mie forze in quello che voglio fare, ci credo, e passo tutta la giornata a pensare, a studiare, andare a danza, a fare quello che voglio, non, è meglio che io lasci la scuola. Questa è stata una decisione che per i miei nonni è stato un disastro, perché dicono, lo no, la scuola non la lasci, sei matta, però io ho voluto fare sempre di testa mia, sempre, ci credevo tanto, ci credo ancora adesso chiaramente, e quindi hanno dovuto accettare per forza. Ma di quel periodo un po' burrascoso c'è stato anche un concorso di bellezza al quale ti hanno iscritto i tuoi amici. Sì. La tua nonna come l'ha prese? Ma in primo tempo, soprattutto mio nonno, non molto bene. Non molto bene perché chiaramente
non sapevano dove sarei andata a finire. Io dicevo, io farò la cantante, e loro dicevano, sì Sabrina, ma la vita non è così facile come pensi. Effettivamente io pensavo fosse molto più facile, il mondo lo vedevo in un'ottica molto diversa e molto sfalsata di quello che poi veramente è. E poi invece comunque questa strada ti ha portato ad un grandissimo successo. La cosa abbastanza curiosa è che tu il grande successo l'hai conosciuto prima in Spagna. Nessuno è profeta in patria. Vero? Eh sì, in Spagna, infatti sono molto legata alla Quando Spagna. Quando ti sei resa conto che avevi questo enorme successo in Spagna? Ma c'è un fatto abbastanza ridicolo per quanto riguarda la Spagna, che è questo. Io andai a fare promozione in Spagna, feci questa una trasmissione che era Undo Stress e tornai in Italia e i discografici spagnoli mi chiamarono e mi dissero, guarda Sabrina, qua sei famosissima, una cosa incredibile. Io dico, ma vieni, devi tornare perché, grazie, perché devi fare altra promozione. Io dico, vabbè, arrivo all'aeroporto e vedo una massa, una folla di fotografi immensa contro le vetrate e io continuavo a girarmi dietro, dico, mamma mia, non mi sono accorta che nell'aereo con me ci sarà una grande star, perché tutti questi fotografi di certo non sono per me. E continuavo, io pensavo chissà chi, e mi continuavo a girare intorno. Quando sono uscita col carrello e ho visto che erano tutti per me, a un momento mi ho preso un colpo di quelli tremendi, sono arrivata in hotel che non capivo niente, perché lì è stato veramente il grande successo. Il primo impatto con la grande popolarità, con il grande successo. Cioè, tu hai questa immagine di sex symbol, sì, di bellezza così prorompente, dirompente, ma nella vita privata Sabrina Salerno corrisponde a questa immagine pubblica? No, io penso che comunque nella vita privata tutti quelli che fanno spettacolo sono comunque diversi, voglio dire. Chiaramente sì, sono prorompente, rappresento sex symbol, ne sono felice di rappresentare questa immagine, perché effettivamente la mia immagine è un'immagine solare, allegra, divertente, le mie canzoni sono allegre. E in un mondo dove di cose brutte ce ne sono fin troppe. Una Sabrina Salerno che ha trovato l'armonia tra la sua immagine pubblica e la sua vita è privata. È chiaro che sono diverse. E che però siamo felici di vedere che davanti ad una platea di un teatro così anche si emoziona ed è così, così simpaticamente vicina. Allora Sabrina, chiamiamo con noi Toto Cutugno e Gigi Sabbani. Abbiamo il finale della prima parte. Ciao Sabrina, come stai? Tutti amici di Sabrina. E adesso dobbiamo presentare quello che viene dopo, sono delle cose, c'è il telegiornale 1. Poi c'è OK il bus è giusto. Per chi suona la campana. Ma hai visto chi c'è? La contessa. La contessa. La salutiamo, dovuto trovarci. Salutiamo. No, sapete una cosa, che Viterbo è la patria dei papi. Lei discende dalla famiglia di Papa Leone XIII. Buongiorno. Donatella Pecci Blanco. Buongiorno contessa. Buongiorno contessa. Io direi che l'ultimo saluto momentaneo, per sì, un attimo Gardini, e l'ultimo applauso va alla nostra ospite Sabrina Salerno. Ci vediamo dopo il telegiornale 1. Ci sarà Madonna nella seconda parte? Viene Madonna, sì, 2 milioni e 4 ed è venuta. 2 milioni e 4. Ci vediamo dopo il telegiornale 1. Mezz'ora, Pubblicità. Mezz'ora. Telegiornale e piacere Rai 1. Ciao. A dopo.